cosa succede quando dormiamo? Boh. Gran parte della gente si chiederà come funziona il nostro corpo e come svariate delle funzioni regolino il nostro orologio biologico. Oggi parleremo quindi del sonno e di cosa succede nel mentre. Mario! Mario, dai! Mario, insomma, dai, come te lo devo dire? È ora che ti alzi e vai a portare la tua pancia flaccida alle Poste a pagare le bollette. Su, dai! Mario, sono le 8! Negli esemplari di maschi umani, che decidono di condividere la vita con un esemplare femmina, molto spesso il ciclo del sonno è intervallato da varie richieste, le più strane, e dialoghi alle più disperate ore del giorno e della notte. Sì, amore, sì. Certo, amore, sì, sì. Come dici tu, amore, sì. Nelle specie più fortunate, o meglio ancora nelle poche rarità di specie veramente fortunate, il sonno è un momento molto intimo. È l'esemplare femmina che cerca di allietare il proprio maschio con delle danze rituali o dei movimenti del secondo chakra, quello sotto l'ombelico. A volte, durante la notte, la femmina si acchitta in varia guisa e inizia a strusciare lo suo corpore contro quello dell'uomo suo, risvegliando bisogni sopiti che in questa occasione si ergono come vessilli sulla bandiera più alta della loro mascolinità. Sì, sì, topolina mia, cicetissima. Sei tu, ma cosa fai? No, no. Dai, ora no. Dai, cicettino, no. No, ma ora no. Ma no, non vedi che dorme? Ma sei una maga! Nelle versioni medio borghesi del sonno ci possiamo imbattere nel riposo pomeridiano, quello dopo amatriciana e puttanesca. L'uomo, ma anche la donna, si ritrovano soventemente adagiati sul divano di casa, foriero di tentazioni per il relax postprandiale. Amarilda! Mi porti un'altra birra ghiacciata e il telecomando? E non mi dire di no, sta per cominciare la partita dei mondiali! E non rispondere gridando, che non sento nulla! Basta! Basta! Passi più tempo a copulare col tuo divano che a prenderti cura di me! Dimmelo, no? Dimmelo che non mi ami! Dimmelo che ti vuoi sbarazzare di me! Dimmelo! 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 Beh, se proprio insisti, te lo dico! Ma è anche il momento in cui la coppia o la famiglia veglia sulla purezza di un bambino che dorme, sui suoi vagiti puri e semplici, sui suoi primi suoni, quasi da angioletto. Durante la notte si verificano diversi cicli del sonno della durata di 90-100 minuti, caratterizzati dal passaggio attraverso vari stadi del sonno e la fase REM. Stadio 1. L'attività cerebrale rallenta e le onde alfa dell'elettroencefalogramma, che sono tipiche dello stato di veglia in rilassamento ad occhi chiusi, vengono sostituite da ondulazioni abbastanza regolari. Stadio 2. Sonno leggero. In questa fase prevalgono le onde con brevi esplosioni di attività cerebrale. Stadio 3. Sonno profondo. Le onde cerebrali diventano lente e grandi. È il primo sonno vero e dura circa la metà del tempo totale del sonno. Stadio 4. Sonno profondo effettivo. È quello del sonno più profondo, quando il nostro organismo si rigenera. Le onde corrispondenti all'attività cerebrale di questo momento sono piuttosto lente. Buonasera, dottore. Mio marito dorme. Venga subito.
farlo fare a mio marito? Giusto in sogno, a questo punto.